per chi lavora? Chi la paga per indagare su di me? Perché dovrei indagare su di lei? Te lo dico io il perché. Perché Ana Menendez è morta. Cosa con la quale lei non ha niente a che fare, quindi... Oh, ok, quello non è necessario. Mi dica che cosa sa. Io so quello che sa lei, cioè niente. Mi convinca. Allarma di polizia! Getta il coltello! Subito! Girati! Mani in vista! Cazzo! Che ci fai qui? Stavo solo cercando quella pochette. Come facevo a sapere che l'autista era l'uomo che ha ucciso Ana? Cassolo, ti rendi conto di quanto sei fortunato? Assolutamente sì, sono sposato con te. Non ricordarmelo. Cosa sarebbe successo se non fossi risalita alla Denbridge Group? Se quell'auto non avesse avuto il localizzatore, non ti avremmo mai trovato. Potevi controllare quel numero per me. Adesso, non darmi la colpa d'ora in avanti. Voglio che tu mi dica sempre dove vai e quello che fai. Ma non è giusto. Non lo è, anche il fatto che ti abbiamo salvato senza guadagnarci niente. Per te, quanto vale un salvataggio da morte certa? Due bei biglietti in prima fila per i Knicks. Come minimo. Ragazzi, salvataggio da morte certa. Andiamo, avevo la situazione sotto controllo. Ok, in prima fila. Abbiamo indagato sulla Denbridge Group, è una facciata. Il vero proprietario della compagnia è Abdul Nasif, il saudita milionario. È lui il mandante e Mathis lavora per lui. Ipotizziamo che Mathis abbia costretto Ana a salire sulla limousine. Le abbia rubato la pochette e... Sì, Richard? Ma Mathis dice che non l'aveva quando è salita sull'auto. Io credo di sapere che cosa è successo. Mentre Ana stava lasciando il teatro, si è resa conto che l'avrebbero rapita. Così, prima di salire in auto, ha abbandonato la pochette fuori dal teatro, dove io la troverò e risolverò il mio caso. Ecco, ti ho detto dove vado. Io invece vado a estorcere una confessione a Mathis. Oh! Posti in prima fila? Dai, chiama.